Buongiorno amici lontani e vicini, siamo al comune di Lipari, con noi il consigliere comunale del PDL Mariano Bruno. C'è una riunione in corso del consiglio comunale, si è parlato della presunta incompatibilità del consigliere Adolfo Sabatini, come abbiamo già scritto in diretta è stata respinta dalla maggioranza consigliare. Però ecco, la novità importante che è venuta fuori da questi lavori è che il dottor Bruno nel suo intervento ha parlato che anche a lui in precedenza, quando ha ricoperto la carica di primo cittadino, era stata sollevata l'incompatibilità e se ne occupò anche l'assessorato regionale delle autonomie locali. È così? Sì, è proprio come dice lei, e naturalmente se ne è occupato l'assessorato, se ne è occupato pure la prefettura, sono state fatte delle indagini approfondite e chiaramente io avevo ritenuto di suggerire, per quella cristallinità che viene naturalmente sbandierata, che fosse l'assessorato alle autonomie locali della regione siciliana ad esaminare la questione di per sé stessa, perché in punto di diritto non si discute. Avendo il 28 maggio di quest'anno il consigliere Sabatini estinto il debito nei confronti del comune, è venuta meno la causa di incompatibilità. Resta di fatto che naturalmente anche nel passato un discorso di questo genere si era verificato ed era naturalmente nei fatti, perché la sentenza risale all'anno 2002, quindi sono 10. Ma come mai questo avvocato di Foggia? Ma guardi, gli incarichi degli avvocati allora c'erano anche agli uffici legali, c'erano anche degli altri assessori, quindi molti suggerimenti venivano anche da altri assessori, quindi non ricordo un discorso di questo genere, però voglio dire, credo che se fosse di Foggia o meno non è importante, ha fatto la messa in mora, ha portato avanti le iniziative dovute, ragione per la quale professionalmente non credo gli sia possibile addebitare in nulla. Il nostro suggerimento non è stato accettato. Oggi prendiamo atto che siamo l'unica opposizione in Consiglio Comunale, perché abbiamo dovuto astenerci, perché non avremmo potuto mai votare a favore della incompatibilità perché non c'erano i presupposti, ma non è stata assolutamente presa in considerazione la possibilità di un esame da parte della Regione e quindi dello specifico assessorato, ragione per la quale accettiamo quello che è numericamente la maggioranza del Consiglio Comunale sull'argomento. Ma a proposito, ma ci sarà? Quindi c'è questa opposizione? Perché sembra, insomma, l'impressione in giro che si è tutti allineati e coperti, sia maggioranza che minoranza. Come lei vede, noi sin dall'elezione, l'ultima delle commissioni, la prima praticamente quando si è trattato di votare chiaramente per quelle che erano le competenze dei consiglieri, noi abbiamo votato sempre elementi della PDL. Oggi andiamo adesso a votare ancora per la commissione elettorale e voteremo sempre per elementi della minoranza. Altri hanno ritenuto di doversi naturalmente schierare perché convinti di un determinato discorso, e sarà così, è libero ognuno di muoversi come crede. Anche se l'allineamento può essere anche pericoloso, vedi in passato le due DC. Ma guardi, io non voglio assolutamente entrare su discorsi di questo genere, bisogna sapere stare al proprio posto, sereni, tranquilli e aspettare l'evoluzione dei fatti. Certo, l'intervento di Nunziatina D'Alia, UDC, insomma fa pensare, no? Che ha richiesto al segretario di puntualizzare, di mettere a verbale il suo intervento. Guardi, la risposta al consigliere D'Alia l'ha data in una maniera pittoresca il consigliere Russo. Di per sé stesso, naturalmente, la richiesta al segretario ha un fondamento in altre questioni che Russo ha ritenuto di dover sollevare in una maniera, diciamo così, un po' particolare, con una frase molto forte nel nostro dialetto, ma comunque di per sé stesso sono tutte quante prove naturalmente tecniche di consiglio comunale, di maggioranze. La maggioranza c'è, oggi addirittura arricchita anche da molti eletti nella minoranza, salvo i tre del PDL che continuano nel loro distinguo. Ecco, il dottore Bruno rimane in consiglio comunale o, come si dice da più parti, si dimetterà? Guardi, io sto facendo una profonda riflessione sul fatto della permanenza in consiglio comunale. Innanzitutto mi sono presentato, quindi è giusto naturalmente che rimanga, per rispetto di quegli elettori, in particolare degli elettori di Filicudi che sono stati così generosi nei miei confronti. Per tale motivo ritengo ancora di dover naturalmente restare. Però qui si inserisce, dottore Leone, una questione di fondo molto molto significativa e importante, cioè il Paese ha fatto una scelta.
una scelta molto decisa, profonda. Ci sono alcune cose che la mia amministrazione aveva portato avanti che non sono condivise dalla stragrande maggioranza della cittadinanza e quindi chiaramente espresse nelle votazioni. Noi siamo per il lavoro. Noi possiamo dirlo realmente che avremmo creato il lavoro per i giovani, non parole buttate al vento ma nei fatti. Noi siamo per l'aeroporto, mentre invece una maggioranza di soggetti già dichiarata all'inizio nelle prime battute non è a favore dell'aeroporto. Noi siamo per il porto turistico e per il porto commerciale, perché proprio l'assessore, l'ex assessore alle infrastrutture Russo del PD fu il primo a sollevare, mentre la pratica stava transitando alla regione siciliana, la non possibilità della realizzazione del porto commerciale. Io provo a pensare, a far pensare a tutti, se si fosse realizzato, se si potesse realizzare l'aeroporto da una parte e il porto commerciale e turistico dell'altra, per quanti anni i nostri giovani o anche letteralmente le imprese che languono avrebbero avuto lavoro? Continua, perché non finisce qui. La gente ha detto no al depuratore e al dissalatore. Dissalatore sì, per certi versi depuratore no, nella zona di Canneto dentro. Voi pensate, si comprende bene cosa significa se si ferma il discorso della depurazione avendo solo un impianto di pre-trattamento? Ma si perde il finanziamento secondo lei? Lei capisce che se dovessero ritirare 50 milioni di euro raccolto dall'anno 2002, 50 milioni di euro nel tempo, era arrivato a 44, il resto l'aveva raccolto il commissario. Praticamente lei comprende bene che sono delle iniziative talmente importanti e significative per le quali c'è un dato di fondo, c'è un'impostazione di un'amministrazione. In una certa maniera oggi c'è un no a queste opere, se non riviste in una maniera diversa. Lei pensa mai che il depuratore possa essere spostato nell'altra parte di Monterosa, dove c'è già un... A Monterosa hanno già detto di no, anche lo stesso sindaco che abbiamo sentito recentemente si sta ricercando una nuova area, sempre che non venga ritirato il finanziamento. Io capisco benissimo che ognuno ha il diritto di fare le proprie cose, ma quando io, ecco perché lei mi parlava delle missioni, quando io ho dato un'impostazione di un certo verso, cioè queste tre grandi opere che significavano un lavoro perlomeno per 20-30 anni in queste isole, più tutto l'indotto che sarebbe venuto dopo con la loro elezione, sta a indicare tutto questo, che se c'è stato un no da parte della popolazione è chiaro che le scelte vanno rispettate. A proposito del megaporto turistico, ieri abbiamo sentito il sindaco Giorgianni, sindaco che ribadisce la sua posizione, insomma il progetto dovrà essere ridimensionato per poter andare avanti. Però abbiamo parlato anche del fatto che questo progetto del porto può essere anche un progetto politico. Non va ricordato che Condotte d'Acque significa anche Caltagirone, Caltagirone significa Casini, Casini significa Dalia, Dalia significa Giorgianni. Secondo lei? No, mi scusi, Condotte d'Acque con Caltagirone non c'entra niente. Si dice così da qualche parte. Condotte d'Acque praticamente ha anche altri titolari, Caltagirone non c'entra. Quindi Caltagirone è fuori dalla società, non è vicino a Condotte d'Acque, che lei sappia? Che io posso sapere, il discorso è Condotte d'Acque, dove praticamente gli altri sono i titolari. Non so se poi c'è socio pure Caltagirone, ma non mi pare. Comunque, devo dire per onor di cronaca che il sindaco Giorgianni non l'ha smentita, ecco, questa osservazione. A noi ci è stata riferita questa, diciamo così, presunta partecipazione. Guardi, io ho sempre trattato con Condotte d'Acque, praticamente che non siete a Roma, non ho visto mai presente nessuno del gruppo Caltagirone. Vabbè, l'ultima cosa, indubbiamente saprà che in questi giorni c'è stata grande polemica tra il sindaco Giorgianni e il notiziario delle Eolie Online. Lei per 10 anni ha ricoperto l'incarico di primo cittadino, per non parlare anche dell'esperienza precedente, e può riferire certamente che con la stampa ne ha viste di cotte e di crude, per non dire insomma di tutti i colori. La sua impressione, tenuto conto che questa polemica è venuta fuori dopo quasi 2 mesi, 2 mesi e mezzo. La ringrazio proprio del fatto che lei sottolinei che ne ho viste di cotte e di crude con la stampa. Io ho avuto anche qualche motivo di lagnanze o altro, ma non ho mai fatto ricorso a lettere nelle quali ho minacciato di mettere il bavaglio alle libere espressioni. Anche perché mi è stato insegnato che naturalmente un tentativo di questo genere è becero,
è di poca personalità e qualità, e di quelle persone che hanno paura di qualcosa di nascondere. Ognuno di noi ha i propri difetti, commette i propri errori, li abbiamo fatti, lei sa bene che io sono stato sottoposto a tante indagini giudiziarie, a tante altre potrò essere sottoposto. Diciamolo chiaramente, tante indagini sono state anche aperte a seguito di articoli apparsi sulla stampa. Perfetto, sono stato, era naturale ed implicito quello che dicevo, naturalmente è chiaro, il tempo sino ad oggi mi ha dato ragione, ne affronterò delle altre che dovranno venire con la mia serenità e tranquillità, per cui ritengo che nascondersi dietro il dito o non far sapere le cose, soprattutto in una comunità come la nostra, è sicuramente prova di grande debolezza. Io invece ritengo che è bene che venga detto tutto. Certo, se fosse possibile avere il contraddittorio, se fosse possibile un discorso pubblico dove chiaramente la gente possa sapere, se fosse naturalmente auspicabile che ogni tanto anche i giornali su argomenti importanti possano creare in una maniera serena e tranquilla una possibilità di confronto tra le varie posizioni, si chiarirebbero meglio le cose, perché è naturale che se uno ne dice una e l'altro non risponde, o perché non ha voglia di rispondere, o perché ritiene che sia superfluo, si finisce per credere in una sola verità. Nell'ottica di tutti questi tipi di discorso continuerò ad ora, per dare chiusura a quello che lei mi aveva chiesto, a dare il mio contributo come consigliere comunale, senza riflettere che abbiamo delle impostazioni naturalmente con l'attuale amministrazione divergenti per certi versi, ma questo ha dimostrato anche il Consiglio di stamattina, e lei l'ha visto, come ha affrontato l'argomento, pronto a dare la migliore e la maggiore collaborazione per il bene del nostro Paese. Bene, abbiamo completato, ringraziamo Mariano Bruno, consigliere comunale del PDL, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi, arrivederci.